In merito al tema della prossima udienza, come avete capito, si tratterà di affrontare quanto è emerso la scorsa udienza. Nella scorsa udienza è emersa l'esistenza di alcune informazioni sulla Open Arms e sulla condotta tenuta dall'Open Arms che erano state registrate da un sommergibile che faceva capo al Ministero della Difesa. Alla prossima udienza ci saranno proprio dei testimoni che evidenzieranno quelle che sono queste condotte che loro ritenevano anomale. Il punto essenziale è che io lunedì depositerò in sei procure della Repubblica una denuncia, perché ritengo che in un processo in cui si sta verificando se era corretto o meno il provvedimento del Ministro Salvini di vietare l'ingresso perché si riteneva l'imbarcazione, la ONG, come avente a bordo dei soggetti che potevano porre in essere dei reati, ritengo essenziale evidenziare con questa denuncia che i sospetti di cui ha sempre parlato Salvini non erano inventati da Salvini, erano dei sospetti che erano già stati evidenziati in una serie di riunioni e che addirittura oggi trovano una vera e propria informativa che documenta che i sospetti esistevano all'epoca, cioè non è una linea di difesa odierna a dire c'erano dei sospetti su quella ONG. Aggiungo che il fatto che noi riteniamo grave è che questi sospetti erano stati condensati in un'informativa. Voi sapete perfettamente che quando le informative contengono degli elementi di reato è necessario approfondirli, poi possono andare in un modo o in un altro le indagini, ma è necessario approfondirli. Il nostro interrogativo è come mai questi sospetti condensati in un'informativa sulla ONG non sono stati approfonditi. Come mai il TAR, che doveva valutare se la condotta dell'ONG era in linea con la normativa o meno, non ha avuto modo di vedere questa informativa? Come mai questa informativa è arrivata a varie procure ma non l'abbiamo trovata nel fascicolo? Ecco, tutto questo sarà oggetto di una richiesta nostra di approfondimento a sei procure della Repubblica. Per il resto, la prossima udienza, credo di poter anche annunciare che ci sarà un intervento del Ministro Salvini in aula. Finora non ha parlato in aula, abbiamo voluto attendere che finissero i testi dell'accusa e cominceremo ad evidenziare quella che è la nostra posizione con una serie di documenti a corredo di quello che sarà detto. Ovviamente non posso anticiparvi quello che saranno le dichiarazioni.